Ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Vi è mai capitato di portare la vostra auto, anche nuova, fiammante, al lavaggio e poi scoprire dopo qualche settimana che è piena di graffi? Come facciamo noi a evitare di distruggere le nostre auto quando le laviamo? Ci risponderà l'esperto Andrea Proietti di CarCare in questo video tutorial, ma non solo, perché questo è un video B-roll tutorial, è una cosa particolare. Lo facciamo solo noi su Officina del Pilota. Ciao! Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't. Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice a vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walking the villain. We getting money, yeah, they think that we killing. They talking hot, yeah, if they opinions. And we won't stop till we all touch a million. Don't ever forgive, but we probably forgive them. Taking the clock, I was giving my blessings. It's already written, wrapped little ribbon. Putting ourselves in positions to making some major decisions. Ragazzi, ho smontato tutte e quattro le ruote per comodità, in modo da poter lavare meglio i cerchi. Qual è l'errore che facciamo durante la fase del lavaggio? È quello proprio di non rispettare tutti gli step che sono necessari al fine di arrivare al completo lavaggio in modalità sicura. Il primo prodotto che utilizzeremo è il 100% degreasing per rimuovere i moscerini e tutta quanta quella sporcizia stradale che si accumula nella parte bassa dell'auto. Quanto tempo deve agire questo prodotto? Allora, all'incirca 4-5 minuti. Per quanto riguarda i passaruota, è sempre bene utilizzare una spazzola o un pennello per aiutarci a muovere lo sporco. Sempre nel prelavaggio utilizzeremo SP1 pre-wash da erogare in schiuma foam. Diluizione 1 a 10, 100 ml in un litro. Se la macchina è molto sporca, mettetene un po' di più, usate il buon senso. Aspetteremo 4-5 minuti che farà effetto il prodotto e poi andiamo a risciacquare. Notiamo una schiuma non troppo densa perché SP1 pre-wash è fatto apposta così per andare anche in quelle parti più nascoste. Un'altra cosa che bisogna fare attenzione di utilizzare è il filtro anticalcare. Ci aiuterà in fase di lavaggio e soprattutto in fase di asciugatura per non lasciare residui di macchie che possono rovinare la vernice. La parte che preferisco è quando la macchina è piena di schiuma, come se fosse sotto la neve, ma quando la facciamo? Ora, prendiamo S2 foamy e iniziamo. A cosa servono questi due secchi qui davanti? I due secchi sono per passare poi all'azione meccanica con i due guanti, uno mi raccomando per la parte alta e uno per la parte bassa. E ci servono due secchi per dividere l'acqua sporca dall'acqua pulita. Così da evitare i graffi. Assolutamente sì. Questo procediamo. È il primo obiettivo che noi abbiamo in fase di questo lavaggio. I'm on my way, I'm on my way. In the crusher, now that's a head buster. Yeah, she bad, but I don't trust her. Probably think I'm gon' cuff her, but I ain't no lover boy. All these girls love the boy. Shout out to my Uncle Troy, he bout to have another boy. Soy Joy just be in the room, especially when they be hoping you lose. I've been at, don't get it confused. Wishing they could walk in my shoes. Living you learn, you pick and you choose. Been on my humble, I'm keeping it cool. Talking my money, then pull up a stool. Follow your dreams, then go back to school. Well, still on my grind, taking my time. Stars aligning. We going hard, we came far. It's perfect timing. ISO, we going up. We from the islands. Came from the rug, we from the dirt. Turned to a diamond. Never stop, never settle. I got Henny all in my cup. I'm on top, I'm on a level, yeah. I'm trying to get to the back. Got it on lock, got it on smash. Abbiamo appena finito di passare il DS Scale ed è fantastico vedere spaccarsi l'acqua anche senza aver passato l'idrorepellente. Ultimi due step prima di asciugare la macchina, di uno iron che serve per la decontaminazione ferrosa, quindi lo applicheremo sui cerchioni e poi su tutta la carrozzeria. Il di uno, ragazzi, è un concentrato, quindi consiglio di diluirlo con acqua uno a uno. Up, need my chips with a dip. Take notes, you can learn you a thing. Hot inside, I don't be making a scene. Vibe a track, you can see how they cling. Set the table, you gon' see what I bring. I got a lot, keep me a knot. Stay in.
5 minutes. 5 minuti e risciacquiamo. Questo è il mio preferito, Andrea. H2O. È fantastico. Dopo che lo applichi, sembra che l'acqua venga giù come le cascate del Niagara. Assolutamente sì. È un protettivo istantaneo, idrorepellente. Ci dà un aiuto anche in fase di lavaggio successivo, perché lo sporco non si attacca e viene via più facilmente. Andiamo a vedere l'efficacia di H2O. Mettiamo un panno da una parte, sull'altra spruzzi il prodotto e poi risciacquiamo e vediamo la differenza. Tu pensa ora per asciugare quanto sarà più facile. Ok. Yeah. Yeah, look, yeah, down low, up top, on my way to the bag at the bus stop, some blow, some flop, I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, don't stop, keep going, I got this mantra in my head. Cari amici appassionati a carrozzerie senza graffi, è arrivata la fase finale di questo procedimento, che è il mio preferito, poi Andrea, il quick detailer. Lo amo anche io. Ma che scherzi, solo il colore e poi dopo l'applicazione sembra che è stata lucidata. Ma com'è possibile? Ma che prodotto fantastico è questo? Prodotto per rifinire la macchina dopo il lavaggio. Ti crea uno strato ulteriore di idrorepellenza, ma soprattutto grande sedosità. Qua tu sì, è vero. Me lo puoi dimostrare che comunque ogni volta che finisci di utilizzarlo ti vedo sempre toccare le macchine. Sì, sembro psicopatico, no, è una cosa terribile. Assolutamente sì. E poi il profumo è micidiale. Senti che profumo, ragazzi. Ragazzi, sentite che profumo. È incredibile. On my way to the bag at the bus stop. Some blow, some fly. I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop. Don't stop, keep going. I got this mantra in my head and make me keep flowing. André, abbiamo finito finalmente. Che cosa manca? Due step? Assolutamente sì. Pulitore vetri e nero gomme. Ah. Quello che mi piace veramente tanto è questo nero gomme, perché è satinato e poi dura tanto, fino a un mese. Reaping what I sow, that's what I'm doing, cousin. Keeping to my own's not how I'm moving, cousin. Black Emperor, open the cash register. Running sales back to back to back peddlers. How can I help you? How can I shelf you? Dealt with wealth, please. Adesso abbiamo fatto 4 cerchi con il 100% degreasing per andare a togliere lo sporco stradale. Successivamente li risciacquiamo e andiamo ad applicare il D1 Iron per decontaminarli dalle particelle di ferro. Questo prodotto va a sciogliere proprio le particelle all'interno del trasparente. Down low, up top, on my way to the bag at the bus stop. Some blow, some flop, I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop. Don't stop, keep going, I got this mantra in my head and make me keep flowing. Pour shots, keep pouring. It's no more vodka in my head, got no release for it. Da ex cliente di Andrea di Carcare e da fruitore dei suoi prodotti vi posso assicurare che valgono veramente molto. Ma perché ex? Perché adesso me li regala. Ah, ok. Non siamo qui a fare pubblicità a prodotti che non valgono, anzi siamo qui a fare pubblicità a prodotti che spaccano il culo di brutto. Che cosa potete fare per acquistarli? È semplicissimo, visitare il sito web di Andrea di Carcare, che è car-care.it. Dovete aggiungere tante cose al carrello, ragazzi, se volete la vostra auto liscia come la mia Mini. Ma anche dovete
mettere 1000 like a questo video se vi piace come è stato fatto, ringraziare il nostro caro Gabriel Dumitra lì davanti, nostro videomaker, creatore di contenuti, che ci ha dato la mano a realizzare questo stupendo video di B-roll e fase tecnica che penso che in pochi facciano, però non ci siamo, ci abbiamo messo poco, 3 giorni per fare. Però questo, se volete ringraziarci di cuore per quello che noi abbiamo fatto, il contenuto che abbiamo portato e come l'abbiamo portato, dovete semplicemente iscrivervi al nostro canale. Ciao ragazzi, noi ci vediamo alla prossima.